A Meghan Markle e al principe Harry il divieto di far fotografare la regina e la loro figlia da un fotografo erano inutilmente meschini, dimostrando che la faida all'interno della famiglia reale è ancora in corso, hanno affermato i commentatori reali. Il duca e la duchessa di Sussex hanno attraversato lo stagno all'inizio di questo mese per il Queen's Platinum Jubilee, che si è svolto dal 2 al 5 giugno. Meghan e Harry hanno mantenuto un profilo basso durante la loro visita e hanno partecipato solo a due eventi giubilari. Trooping the Color e the Service del ringraziamento presso la cattedrale di Steeple. La coppia è tornata nel Regno Unito con i loro due figli Archie Harrison di 3 anni e Lilibet Diana di 1 anno, ma non sono stati visti pubblicamente durante i 4 giorni festivi. Lilibet ha festeggiato il suo primo compleanno il 4 giugno e, secondo quanto riferito, ha incontrato la sua bisnonna, la regina, per la prima volta un paio di giorni prima. Secondo The Sun, i Sussex erano ansiosi di portare un fotografo al primo incontro faccia a faccia delle due Lilibet. Ma la richiesta è stata respinta. Il biografo reale Christopher Andersen ha ora descritto il divieto di scattare foto come inutilmente meschino, ricordando come il figlio del duca e della duchessa è stato raffigurato con i suoi bisnonni reali a 2 giorni nel 2019. Come ha detto Andersen al Daily Beast la scorsa settimana, Archie si è fatto fotografare con la regina e il principe Filippo quando aveva 2 giorni. Punto. Negare questo a Lily il giorno del suo primo compleanno sembra inutilmente meschino. La regina avrebbe potuto ignorare i suoi gestori su questa unica questione, e ovviamente avrebbe potuto permettere ai Sussex di apparire sul balcone con il resto della famiglia ad un certo punto durante il giubileo. Questo è stato un evento storico ed escludere Harry e Meghan dalla registrazione visiva sembra semplicemente sbagliato. È tradizione che i nipoti e i pronipoti reali vengano fotografati con il monarca, ma Meghan e Harry sono tornati negli Stati Uniti senza una foto.